Eccoci qua, buongiorno, www.maurizio.poli.it. Oltre allo spread di casa nostra, gli avvenimenti che stanno succedendo in casa nostra in Italia, succedono altre cose nel mondo. Una curiosità particolare è quella che è successa ieri sulla borsa argentina, che l'indice viene chiamato Merval. Questo, naturalmente, aperto e chiuso parentesi, questi video sono fatti non per i consulenti finanziari, molto più esperti magari di me, ma per dare delle piccole informazioni di educazione finanziaria a altre persone. Ieri ha perso il 48% la borsa argentina in un solo giorno. Il crollo della borsa argentina è il secondo, come particolarità che voglio citare, dal quando viene controllata le borse, eccetera, dal tempi del 1950, dopo la borsa dello Sri Lanka, che aveva perso nell'89 circa il 67%. Quindi borsa argentina, crollo del 48%, rapportato al 37% per via del recupero negli ultimi periodi di borsa. Questo aspetto qui è molto importante, perché ad esempio la Banca Centrale Argentina, nel tentativo di fermare questa fuga di capitali per un rischio default, ennesimo default nello Stato argentino, ha ulteriormente alzato il tasso di riferimento, portando alla cifra del 74%. Noi in Europa abbiamo tassi negativi, in Argentina hanno portato tasso di riferimento al 74%. Svalutazione contro il dollaro, che ha perso a favore del dollaro, chiude a meno 19%, quindi è un paese con un'inflazione al 50%, con quello che sta poi succedendo in borsa. Sono cose per far riflettere che l'importante nel mondo della finanza è non avventurarsi da soli, non accettare sirene, ma l'importanza della diversificazione. Ecco un esempio di quello che succede: mai mettere tutte le uova nello stesso paniere, come diciamo sempre, ma diversificare gli investimenti. Queste sono le cose che succedono nei mercati finanziari. Questa è una cosa un po' particolare. L'Argentina ci ha già fatto assaggiare nel passato un default per quanto riguarda il loro debito pubblico. Questo è quello che è successo ieri sul mercato e sull'ombra del nuovo default finanziario per quanto riguarda l'Argentina. Per cosa è successo? Per le votazioni in cui l'attuale presidente Macri ha perso le primarie, quindi un ritorno dei peronisti al potere probabile. E questo ha scatenato tutta questa reazione del mercato. Ricordiamoci sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!